Buongiorno e benvenuti a tutti. Ah, le relazioni sono talmente complicate, soprattutto quando si tratta dei nostri personaggi animati preferiti. A volte ci piacerebbe tanto diventare sceneggiatori solo per poter mettere insieme alcuni dei nostri personaggi preferiti. Ebbene, grazie a questo video questo diventerà possibile, dato che abbiamo classificato questi ultimi in base alla loro alchimia, alla loro storia e alla loro compatibilità globale sullo schermo. Alcuni personaggi della lista, forse, hanno condiviso un abbraccio o un bacio, ma non sono mai stati ufficialmente in coppia. Abbiamo anche incluso dei personaggi che avrebbero dovuto stare insieme secondo la teoria secondo la quale è basato l'anime, ma non lo sono stati in realtà. Oggi ecco i 20 personaggi animati che avrebbero dovuto stare in coppia. Spike Spiegel e Faye Valentine, Cowboy Bebop. Questi due cacciatori di taglie sono le vittime tragiche di circostanze infelici, il che li rende così vicini l'uno all'altro. Dopo una caccia a premi, che è stata un fiasco, Spike raggiungerà l'equipaggio dell'astronave Bebop accompagnato da Faye, che sia per via del debito enorme che ha verso loro o la passione per il gruppo, rimarrà sempre nei paraggi. Tuttavia, per via del suo passato burrascoso, lei non lasciava mai nessuno avvicinarsi troppo. Spike è l'unica persona ad aver visto Faye nel suo stato più vulnerabile. E certo, vogliamo davvero che questi due personaggi commoventi possano un giorno godere di una felicità onesta e senza fine. Claire e Raki, Claymore 2007. Raki è un cavaliere in armatura scintillante venuto in soccorso di Claire dopo che un mostro malefico di nome Ayoma ha massacrato la sua famiglia. Non avendo nessuna parte dove andare, segue Claire e agisce come fosse il suo scudiero. Inizialmente irritata dalla sua presenza, la corazza glaciale di Claire inizia a vacillare, quando Raki gli dimostra di continuo la sua dedizione. In mezzo al loro viaggio riconoscono entrambi di aver bisogno l'uno dell'altro, ma per via del patto firmato da Claire verso l'organizzazione Claymore, una vita felice non fu mai della partita per questi due, eppure ci sarebbe proprio piaciuto vedere l'amore vincere sul dovere. Toru Honda e Kyo Soma, Fruits Basket. L'amore e l'affetto possono letteralmente assumere forme diverse. I membri della famiglia Soma sono nati con una maledizione strana. Ognuno si trasforma in un segno diverso dello zodiaco quando viene abbracciato da qualcuno del sesso opposto. Kyo Soma è lo zodiaco del gatto, ma anche la pecora nera della famiglia ha anche la particolarità di possedere una terza forma orrenda. Ma quando la meravigliosa e innocente Toru Honda si ritrova in un triangolo amoroso con Kyo e suo fratello rivale Yuki, il suo amore per i due trascende la loro maledizione. Kyo, essendo il più simpatico dei Soma, è anche quello che ha più bisogno dell'amore di Toru. Fakir e Airu, Princess Tutu, Magica Ballerina. A volte non sono sempre il principe e la principessa che vogliamo veder vivere felici per sempre. Princess Tutu, in un tentativo di riunire i pezzi di cuori del principe Mito, ha sviluppato una cotta per lui. Le loro interazioni durante le lezioni di ballo erano spesso interrotte da Fakir, e ciò che pensavamo essere un'avversione tra i due in realtà era gelosia da parte di Fakir. Quest'ultimo e Airu si avvicinavano verso la fine della serie e vogliamo davvero che questi due vivano felici per sempre. Ichigo e Rukia, Bleach. Questi due qua bisticciano come fratello e sorella, ma i veri fan possono leggere facilmente tra le righe di questa relazione. Salvando Rukia da un Hollow, Ichigo è stato immediatamente guardiano del mondo umano, ma anche della società dello spirito. Rukia è sempre stata lì per vedere riuscire Ichigo, e benché non vadano sempre d'accordo, la loro alchimia supera di molto quella degli altri personaggi. Guardarli girarsi intorno di continuo senza mai essere insieme era difficile da vedere. Shinichiro e Noe, True Tears. Il finale di questo anime giapponese ha lasciato molti fan perplessi. La maggior parte aveva avvertito la dinamica tra Shinichiro e Noe come molto più autentica, e nonostante la loro attrazione reciproca che bucava lo schermo, lui finisce con qualcun altro. Shinichiro incontra Noe al liceo, all'inizio la punzecchia e lei lo maledice, poi i due faranno pace e instaureranno un legame davvero particolare. Ci piace il modo in cui si ispirano l'un l'altro, il che rende la loro decisione di non finire insieme ancor più deludente. Mako e Gamagori, Kill la Kill.
chi può resistere a una bellezza classica e alla storia della bestia. Gamagori contrasta con Mako in quasi tutti i sensi, tuttavia le loro interazioni nell'anime sono tra le più intriganti. Un membro giurato dell'elite dei quattro, Gamagori, promette la sua fedeltà a Satsuki ed è probabilmente il personaggio meno divertente di tutta la serie. Mako non è soltanto la migliore amica del nemico di Gamagori, ma è anche una sfera d'energia spensierata. Il rispetto che Gamagori sviluppa per lei si trasforma in amore e benché non riveli mai i suoi sentimenti, pensiamo che meriterebbe proprio il suo amore in cambio, visto che mette sempre la sua protezione davanti alla propria. Tenma e Arima, School Rumble. Alcuni vanno molto lontano per essere vicini alla persona che amano, ma la linea è sottile tra la molestia e il romanticismo. Mettendo alle sue spalle il suo passato da delinquente e tornando a scuola, Arima lavora di continuo per guadagnare l'affetto di Tenma, solo che è innamorata di un altro ragazzo della classe. Tenma e Arima finiscono per diventare buoni amici, ma Arima non può semplicemente uscire da questa zona d'amicizia. A causa del suo amore eterno per Tenma, Arima decide di lasciarla andare, il che ci dà ancora più voglia di vederli insieme. Roy Mustang e Raisa Hawkeye, Full Metal Alchemist Brotherhood. A volte la nostra anima gemella può essere sotto il nostro naso. Raisa è stato il braccio destro del colonnello per molti anni e lo conosce probabilmente meglio di quanto si conosca lui stesso. Lei lo tiene spesso in scacco e anche se il suo atteggiamento severo può farti pensare il contrario, Raisa si preoccupa molto per Roy, anche se la sua professionalità ha sempre la meglio. Roy mostra spesso lo stesso genere di dedizione per Raisa e mentre sono una squadra affiatata nel lavoro, ci rode che non stiano in coppia. Pucca e Garu. Benché sembri ovvio, in realtà solo Pucca è innamorata, o dovrei dire ossessionata da Garu. Infatti, per tutto l'arco della serie, finiva sempre per batterla, ed è esattamente per questo che molti fan vivevano con la speranza che un giorno Garu prestasse attenzione a lei. Per finire, nell'ultimo episodio della serie, Garu ha intenzione di offrire una rosa a Pucca. Purtroppo, nel momento in cui esce correndo, si sbaglia e la dà alla sua gatta, che allora pensa che sia mio ad avergliela lasciata. Anche sbagliandosi, Garu ha finalmente mostrato che provava dentro di sé qualcosa per Pucca. Mordecai e Rigby. Stesso genere di relazione complessa, infatti all'inizio avevamo l'impressione che entrambi si amavano e sarebbero finiti insieme. Tuttavia Mordecai diventava molto nervoso appena era con Rigby e non riusciva mai a confessargli il suo amore. Accaddero molte cose tra loro durante la serie, compreso qualche bacio. Tra l'altro la relazione tra Mordecai e CJ vacillava. Infine Mordecai non rimase con Rigby, il che mise numerosi fan in disaccordo. Bene, sai cosa? La fecero tornare nella serie soltanto per rovinare la vita affettiva di Mordecai. Starfire e Robin. Eh già, anche i supereroi hanno un cuoricino bello tenero. Il giovane Robin e la principessa Starfire non sfuggono alla regola. Formano una coppia adorabile dal mio punto di vista. Fin dalla prima stagione della serie ebbero dei momenti molto commoventi e si baciarono persino in uno degli episodi. Ci dici se questa coppia ti piace? Ladybug e Chat Noir. Onestamente, è una delle storie d'amore più complesse che ho visto. Marinette, che è Ladybug, è innamorata di Adrien. L'unico problema è che non sa che Adrien sia Chat Noir. Chat Noir, tuttavia, è innamorato di Cochinelle, ma non sa che si tratta di Marinette. Che intreccio. Perché non si dicono semplicemente chi sono e che si amano? Bene, ok, se lo facessero, questo porrebbe fine alla storia. Per quel che mi riguarda, trovo davvero molto interessante sapere cosa accadrà tra questi due alla fine del cartone animato. Dipper e Wendy. La cosa peggiore che può accadere in amore, soprattutto se sei un ragazzo, è di amare una persona che è più anziana di te. Nel caso in questione è il motivo principale per cui Wendy non ha mai notato Dipper. Sono sicuro che più di uno tra voi si sia ritrovato in questa situazione. Infatti, benché Dipper abbia fatto di tutto per piacerle, Wendy l'ha sempre lasciato nella friend zone. Per finire, Dipper accetta che il loro amore non sia mai possibile, anche se ciò non impedisce a molta gente di pensare che nulla sia definitivamente perduto. Ash e Misty. Anche se Ash, nella sua fame di diventare il miglior maestro Pokémon, sembrava non essere attratto né da Misty né da nessun'altra ragazza, quest'ultima ha mostrato più di una volta di amarlo. È soltanto quando questi due si separano per la prima volta che Ash mostrò più affetto del solito nei suoi confronti, cosa che Misty stessa notò. Marco e Star.
Ecco uno degli ship più attesi dai fan di Star Butterfly. Infatti, mentre molti vogliono che Star rimanga con Tom e Marco con Jackie, altri pensano che la coppia Star-Co sia molto più forte perché hanno vissuto molte cose insieme. Aggiungi a questo che a Daron Nefcy piace creare dei luoghi comuni nella serie per poi distruggerli. Di conseguenza, nessuno sa cosa accadrà. Partendo da qui, posso dirti che se volevi vedere lo ship Star-Co o un altro, hai solo da rispettare i gusti degli altri in modo che rispettino i tuoi. Sei d'accordo con il nostro video? Quali personaggi d'anime hai veramente voglia di vedere insieme? Diccelo nei commenti. A presto! I lose my breath whenever I see you.